Bentrovati amici telespettatori, siamo a un nuovo appuntamento di Culturalmente Parlando. Ospitiamo oggi nei nostri studi Giuseppe Barbera, archeologo e presidente dell'associazione tradizionale Pietas. E... È già stato ospite nei nostri studi. Con lui abbiamo trattato temi che riguardano la nostra terra e particolarmente Pitagora, e oggi è qui per presentare un nuovo lavoro che ha realizzato: Introduzione alla matematica Pitagorica. Dobbiamo dire che cresce sempre di più l'attenzione verso Pitagora. Questa città si sente, città di Pitagora sempre di più, ed è bello poter dare spazio a chi lavora su questa figura e intende mettere in evidenza eh, quegli aspetti che forse si conoscono di meno. Quindi, benvenuto Giuseppe nei nostri studi. Eh, come nasce questa introduzione alla matematica pitagorica? Questa nasce dalla realizzazione di un settore di studi all'interno dell'associazione Pietas vuole approfondire, sviluppare e replicare quella che è stata la dottrina pitagorica con l'organizzazione anche della sua scuola e pertanto si è sviluppato un primo testo di introduzione alla matematica pitagorica che vada spiegando innanzitutto come era organizzata la scuola pitagorica con i suoi acusmatici, matematici, amministratori, politici e altro. Ma poi va spiegando quella che è l'essenza della tradizione pitagorica, ovvero il numero. L'analisi del numero e quindi fa, cominciamo a spiegare come scrivevano i numeri pitagorici, perché è la prima domanda che bisognerebbe porsi quando ci si accosta alla matematica pitagorica, altrimenti non può essere analizzata. Eh, questo rapporto fisica-metafisica del numero sul numero arabo funziona in un modo ma sul numero che usavano i pitagorici in tutt'altra maniera ma Giuseppe spiegaci questa diversità e spiegaci questo, che cos'è questo numero molto volentieri, molto volentieri noi abbiamo ancora in uso in alcune cose il sistema numerico pitagorico ovvero sui giochi più antichi il dado, il dado è uno dei giochi più antichi e anche negli scavi archeologici sono rinvenuti tanti dadi e il sistema di scrittura sul dado è quello più arcaico, con i puntini. Matematica pitagorica sceglie la formula puntiforme per esprimere il numero, la quantità. Tramite la forma puntiforme, oltre a studiare la quantità del numero, approfondisce la qualità. Quindi l'1, ad esempio, se io scrivo un punto su un foglio bianco per dire 1, vedo che da questo numero 1 passano infinite rette, infiniti piani. E quindi l'1 è l'apertura all'infinito. I Pitagorici infatti dicevano il pari impari, tutti i numeri sono nell'1. Dall'1 ci si produce a più infinito, in tutti i numeri c'è sempre l'1, l'1 è dappertutto, tutto è 1. Il 2, segnando due puntini su una retta, su una linea, su un foglio bianco, cosa vediamo? Una sola retta che passa da due punti. Osserviamo che questa unica retta ha un prima e un dopo. E possiamo sviluppare, ad esempio, la, la linea temporale su un'unica retta. E il 2, ad esempio, i pitagorici osservarono che era presente nella Luna. In quanto ha due fasi, la crescente e la calante. Si erano accorti che la Luna segna lo scorrere del tempo, perché con i suoi 28 giorni e mezzo, 29 giorni, crea il ciclo del mese lunare e quindi mano a mano si identificavano le qualità del numero. Quindi il 2 come espressione del tempo, il 2 come espressione della femminilità, il 2 come espressione della generazione. Il rapporto metafisico che nel numero è è più facile comprendere se, se lo trattiamo nel suo studio originale, cioè se noi vogliamo capire cosa i Pitagorici dell'antica Croton desumessero dai numeri, non possiamo guardare i numeri arabi, dobbiamo per forza guardare il sistema numerico dell'epoca. È molto interessante quello che stai dicendo, eh, mi piace anche sottolineare che immagino quanto sia stato, eh, un, una, questa indagine sia stata molto certosina, insomma, no? andare a cercare nei, nei dettagli tutto quello che può rappresentare una pagina ancora in, molto interessante della matematica eh, pitagorica. Tu parlavi della scuola pitagorica, la scuola pitagorica aveva diversi settori, quindi possiamo dire che eh, aveva anticipato i tempi moderni in tutti i sensi e, e ogni cosa che nasce ha un punto di riferimento in, in Pitagora, quindi quel punto, l'uno eh, di Pitagora. E parliamo di questa scuola pitagorica, parliamo un po' di quello che ha rappresentato, ma soprattutto anche quello che rappresenta oggi. Sì, volentieri. Allora, replicare oggi una scuola pitagorica sarebbe molto difficile nella realtà dei fatti perché bisognerebbe avere gli strumenti per creare una classe dirigente come faceva Pitagora che avesse una preparazione metapolitica, non solo politica, cioè così intendo dire. Il pitagorico veniva formato su un percorso spirituale fondamentalmente, dove questa spiritualità non era soltanto etica e era anche connessa a pratiche sacerdotali, quindi i pitagorici facevano digiuni, castità, periodi di astinenze e altro ancora, avevano alimenti vietati e al pari di qualunque altro sistema misterico del mondo antico. Quindi oggi non abbiamo quei sistemi è impossibile replicare una scuola pitagorica come la si faceva 2500 anni fa. Però possiamo ispirarci, senza ombra di dubbio, su alcuni elementi oggi attualissimi, ad esempio la necessità di avere una classe politica dirigente che sia culturalmente formata, ma non solo culturalmente formata, eticamente formata, che era questo, lo scopo di Pitagora andava a incidere sulla formazione interiore dell'uomo affinché l'uomo, separato dalle passioni, abbattute le esigenze, trovandosi al governo, non approfittava della sua posizione e quindi non abusava del suo potere. Era questo il discorso di fondo. Io ti voglio chiedere il numero 10 che cosa rappresentava per Pitagora? La perfezione, la tetractis, il compimento, la legge. Noi nel DEA ci <ride> abbiamo esattamente quattro linee di punti. Un puntino, due punti, tre punti, quattro punti in quattro linee e formano un triangolo, un delta, il delta di Deca, 10 appunto. Qui Pitagora definì la tetractis anche la base del cosiddetto tetragrammaton, che poi viene anche. Si ispirano anche i cabalisti ebrei al tetragrammaton pitagorico dove il nostro tetragrammaton tra era il nome di Zeus, Zeus. quindi eh, l'inizio che è rappresentato nell'uno che sta al vertice della tetractis, che rappresenta lo spirito del cosmo oltre allo spirito dell'uomo e oltre allo spirito della divinità in senso assoluto. Il 2, che è l'anima del cosmo, l'anima dell'uomo e l'anima della divinità, il 3 che ne è l'intelletto, il 4 la materia. Il 10 è un numero sacro per Pitagora. Sì, perché tutto quanto è raccolto in questo, in questo gruppo di quattro numeri, dove 1 più 2, più 3 più 4, e il compimento è la totalità di tutto quanto, però vitale, non è materia inerte. Ha una sua vitalità spirituale e divina, che implica che la legge, che è il Dio, è presente ovunque e in ogni cosa. E lo studio dei pitagorici si fondava proprio sullo studio delle leggi, la stessa matematica che cos'è? Un perenne tentativo di identificazione delle leggi che regolano l'universo. Eh, però con il numero 10 emerge anche che era un numero importante, sacro, perché su questo, con questo numero loro i Pitagorici facevano un giuramento. Sì, 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 certamente, perché rappresentando, cioè loro nel 10 in pratica identificavano la manifestazione della divinità, identificando il Dio in senso assoluto all'interno di questo numero, che appunto è la composizione dei primi quattro numeri, eh, era come se fosse il sigillo del Dio. Quindi giurare sulla tetractis significava proprio giurare sulla divinità. Oltretutto la tetractis ha una forma triangolare che richiama anche la forma del fuoco, la cui fiamma tende verso l'alto e il fuoco era considerato nei popoli antichi la manifestazione della divinità, vedi loro accendevano i fuochi sugli altari e le offerte alla divinità le versavano nel fuoco, perché tramite il fuoco il Dio acquisiva, quindi il pane, il vino, eh, le olive, l'olio, tutto quanto si riversava là dentro. Anche i Maia hanno utilizzato questa forma di sacralità del fuoco, lo fanno ancora oggi, quelli che sono, insomma, i Maia dobbiamo dire riconosciuti come popolazione. Come sì, sopravvissuti. Sì, i sopravvissuti indigeni. che sono tramandati, diciamo, le, le loro... È universale. Il fuoco come detto. elemento di contatto con la divinità in tutto il pianeta è un elemento universale, sai, è come l'arco, sono quegli elementi che in tutto il pianeta ovunque corrispondono. Qui Ritorniamo al mondo delle idee platonico, quindi ogni cosa pensata, quando il pensiero è forte, ha un'origine che proviene da piani superiori, poi chiunque si aggancia a questo pensiero nel momento in cui si eleva. E, e, e va a pensare la stessa cosa o a elaborare lo stesso oggetto che nel frattempo. Quindi poi diciamo, viene, diventa no? il punto di contatto tra tutte le, tra le tutte. religioni e tra tutte, dobbiamo dire, quella che è un po' il passato di tutte le popolazioni. C'era questa, questa, cre questa credenza, questa fede, dobbiamo dire, nei confronti del fuoco, ma così come poteva essere anche nei numeri, credo, no? Insomma, eh, lui ha segnato il passo, ha aperto la strada, ma poi nelle popolazioni è sempre emersa questa volontà di... E far emergere e di far capire il significato della sacralità ecco, della vita, insomma, di, di Dio. È, è qualcosa che in ogni caso ci, ci riporta un po' a vivere la vita con un occhio diverso, no? Siamo un po' troppo diventati oggi consumatori, superficiali, abbiamo poca attenzione per quella che è la spiritualità. Mm. Sicuramente, con. Uh... L'approccio pitagorico alla superficialità non può esistere proprio perché eh, già il numero non viene guardato nella superficialità della quantità, ma si scava eh, a, per scoprire e intuire qual è la sua funzione, cosa c'è di magico in quel numero, perché poi la cosa incredibile che scoprirono i pitagorici è che i numeri... Nella natura esistono ed insistono ad affermarsi. Cosa significa? Noi abbiamo la spirale aurea, sì. la spirale aurea insiste ad affermarsi ovunque c'è crescita. Quindi le corna dell'ariete seguono spirale aurea, le corna del, del, della chiocciola del Nautilus seguono spirale aurea, De, l'apertura del girasole con i petali, seguono spirale aurea e serie di fibonacci che è implicita nel numero aureo. Quindi la natura si impone, eh, anzi addirittura la serie di fibonacci che studiarono già nel Rinascimento, che sono numeri che sulle comunità di gatti e di conigli, Insistono, cosa significa? Eh, che infatti, tre gatti, no? la serie di Fibonacci è 1 più 1, 2, 2 più 1, 3, 3 più 2, 5, 5 più 3, 8 e via dicendo. Dove ogni numero fratto al primo dà 1,6. Eh, più si sale, più si approssima con precisione al numero aureo. Allora, cosa accade? Che se tu hai cinque gatti, una comunità naturale di cinque gatti, i cinque gatti o rimarranno cinque, o diverranno tre, o diverranno otto, non saranno mai sei o sette. Così uguali conigli, appena sono sei o sette. O qualcuno si è o qualcuno va via o uno muore. E qual è il significato di, questo, di questi numeri? Allora eh, a livello scientifico si è riscontrato che la serie di Fibonacci insiste, il motivo non è ancora chiaro, Superto, non è chiaro cioè. in senso pitagorico il motivo è che il numero ha una sua qualità magica diciamo così per intenderci a livello un po' più profano in senso pitagorico stretto il numero agisce ed insiste perché l'universo è è composto di numeri, i numeri sono ciò che reggono tutto il cosmo e quindi per esempio la comunità di gatti per i pitagorici è qualcosa di venereo perché il gatto era sacro a Venere così come il coniglio era sacro a Venere e tutti gli animali che sono sacri a Venere nella comunità sono gestiti dai numeri e dalle serie venere, quindi la serie di Fibonacci essendo connessa alla formazione del bello, alla crescita di ciò che è bello, in automatico insiste su tutto ciò che appartiene a Venere. Ecco, nella matematica pitagorica l'unicità che cosa rappresenta? Il tutto, il tutto infatti, c'è l'iscrizione, sì, bravissima, perché noi abbiamo l'iscrizione in topan, però dobbiamo capire che il ritorno alla monade, quindi il ritorno all'uno, eh, non è altro che l'apertura all'infinito. Effettivamente noi nel cosmo cosa abbiamo? L'atomo primordiale, che è un nucleo di energia, l'energia si trasforma, diventa materia con il Big Bang e, e con tutto il processo che ne consegue, e quindi. In origine c'è l'uno, ma l'uno si apre all'infinito e anche nel cosmo è così, perciò l'uno, come dicevamo prima, è in tutti i numeri in tutti i numeri nell'uno e nell'uno vi è la legge del tutto, per questo il sigillo pitagorico era l'uroboros, il serpente che morde la coda, con l'iscrizione Entopan, l'uno nel tutto. Dov'è l'uno è il senso di divinità? Ma il senso di divinità dei pitagorici è diverso dal nostro senso moderno, completamente differente, perché noi immaginiamo, percepiamo la divinità come un individuo, quasi al di sopra di tutto. Invece ehm, per i pitagorici la divinità è il tutto. Cosa significa? Mm. Noi siamo parte del cosmo, sì. perché siamo fatti di atomi. Quindi siamo parte dell'uno. Siamo parte dell'uno, della divinità. Questo, la divinità è questo cosmo così grande che è vivo, ha un suo spirito, ha una sua intelligenza, ha una sua anima. Noi abbiamo fatto un, un piccolo scritto di approfondimento che si chiama L'Erme della sì. dove analizziamo come la tetrattide pitagorica effettivamente è presente nel sistema cosmologico e come effettivamente questi quattro elementi visibili e invisibili sono pure individuati nell'universo perché noi oltre alla materia fisica abbiamo la materia occulta, abbiamo l'energia occulta, quindi abbiamo delle forze che spingono la materia proprio come immaginavano i Pitagorici, cioè una sorta di anima dell'universo e una sorta di intelligenza dell'universo perché la presenza della materia oscura fa sì che la gravità degli oggetti cambi e come questa materia si muove all'interno del cosmo ancora è un mistero cioè il perché decida di spostarsi da un punto all'altro ancora è, un mistero. è ancora un mistero e lì dobbiamo scoprire la nostra fragilità in realtà no? perché mm. eh, per quanto si possa studiare e fare diciamo che ancora molte cose non sono, sono inspiegabili insomma anche per, per l'umanità eh, ed, ed è giusto sottolinearlo qual è eh, l'evoluzione pitagorica? La racconti? Beh, ecco, l'evoluzione nel pitagorismo è un atto di presa di coscienza perché il percorso pitagorico conduce a prendere coscienza dell'uno, essendo noi parte dell'uno, la cosa è facile, <ride> diciamo a livello teorico. Eh, Nella punto. pratica <ride> è un bel lavoro, però, eh, il percorso pitagorico è la presa di coscienza dell'individuo come membro di un. Di un tutto grande, cioè il pitagorismo comunque è una forma di panteismo a tutti gli effetti, dove il tutto è vivo, il tutto è agente ed intelligente. Il percorso pitagorico con le sue astensioni non fa altro che lavorare sul carattere dell'individuo, sull'anima dell'individuo, quindi è una paideia, un'educazione a tutto tondo che vuol fare della persona uh, un individuo completo non solo negli atteggiamenti materiali, ma anche nella formazione animica, intellettiva, con lo studio e spirituale, con la pratica. Eh, per quanto riguarda, eh, ad esempio, l'ascolto, era una delle regole, dobbiamo dire, del, del Pitagorismo, l'ascolto. Che, che cosa ha significato e quanto ce ne sarebbe bisogno oggi? Basta leggere il libro di Plutarco, L'arte di ascoltare, che lui scrive per i giovani romani che acquisivano la toga nel secondo o terzo secolo d.C. oramai avevano il vizio di sentirsi già degli anziani a 18 anni. e Scrive il problema dei giovani dell'epoca che acquisita la toga non ascoltavano più, parlavano. Quando ci si intavolava un discorso, ognuno parlava sopra l'altro, si c'era la, la scaramuccia, si faceva insomma disordine, non si comprendeva, non si parlava più uno per volta, che è il problema della società di oggi, è dove non esiste più il parlare uno per volta, c'è chi alza di più la voce, addirittura un problema dei mass media è che tendono a dare il messaggio. Di parlarsi uno sull'altro, eh, molti programmi televisivi sono purtroppo incomprensibili. sono incomprensibili. Esatto. L'arte di ascoltare è un segno di maturità. Quindi, innanzitutto, siccome il pitagorico deve essere un uomo maturo, deve incominciare con ciò che devono saper fare i ragazzi, ascoltare, perché chi non ha la capacità di ascoltare, eh, innanzitutto significa che. Eh, non è una persona oltre che matura, eh, vive di pregiudizi perché crede di sapere già tutto, non vuole ascoltare gli altri, eh, vive di arroganza, di presunzione. Come può evolversi spiritualmente un individuo che si fonda su questi elementi? Non può trovare realizzazione. Capisci? Allora i pitagorici che compresero l'importanza del fenomeno dell'ascolto diedero come prima regola quella di imparare ad ascoltare. Tre anni di silenzio e di ascolto totale, completo. Anche perché così potevano raccogliere dalle domande che avevano dentro le risposte osservando i dialoghi dagli altri e si dovevano impegnare a trovare significato in ciò che veniva espresso dagli altri. Quindi, oltre alla capacità di ascolto, si sviluppa anche la capacità interpretativa, perché sei costretto a, a tirar fuori dalle parole degli altri qualcosa che tu a non puoi chiedere. C'è no? Sì, c'è sì. necessità. E oggi c'è bisogno di ascolto, giusto? Io suggerisco sempre: L'Arte di Ascoltare di Plutarco, un libro fondamentale per, per potersi dire cittadini, con un'educazione civica basilare proprio. Allora, in questa introduzione alla matematica pitagorica, ti faccio quest'ultima domanda, si parla anche del giardino dell'ospedale, del nuovo ospedale di Crotone. Eh, raccontaci che cosa, che cosa significa. E allora, ci fu una cosa abbastanza curiosa, ovvero il rinvenimento di una piccola stele di origine egizia dedicata ad oro, una stele di oro sui coccodrilli, della quale poi appunto... Ho avuto persino il piacere di studiarla nella mia tesi. Questa stella di oro che adesso è ritornata finalmente al Museo di, di Crotone, sì. era finita a Milano, al Palazzo Sforzesco, insomma, rappresenta qualcosa di importante, ossia una passione, un fascino per la tradizione orientale. Ciò con il Pitagorismo non ci deve meravigliare, perché il Pitagorismo che cosa fa? Importa dei concetti dall'Oriente, i quali arricchiscono la tradizione greca, quindi eh, il mondo magno greco rispetto al mondo greco ha una visione, diciamo così, più esoterica della religiosità e quindi questa idea della, della magia, del talismano. Eh, l'oggetto con i numeri che hanno il loro potere magico è qualcosa che si sviluppa e nasce col pitagorismo. Ancora oggi ci sono delle tradizioni pitagoriche attive a Crotone, ad esempio quando fanno le maschere apotropaiche con le sì. corna rosse e gli mettono i numeri 8 e 9, è una tradizione pitagorica che ha quel valore esoterico di dare un valore magico al numero. Quindi l'enneade e l'Ogdoa dell'Eneade, sui quali poi esiste anche un testo di Ermete Trismegisto dedicato, se ci pensi, ma eh, sicuramente molte persone che fanno questa tradizione antica a Crotone neanche avranno mai sentito nominare l'Ogdoa dell'Eneade di Ermete Trismegisto, però seguono questa tradizione pitagorica antica che si è tramendata di generazione in generazione. Grazie Giuseppe per la tua presenza nei nostri studi, grazie per questa informazione dedicata a Pitagora, a me interessa sempre molto ascoltare e credo che sia anche per i nostri telespettatori un momento per riflettere. Proprio noi siccome diciamo sempre siamo la città di Pitagora, 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 ma conoscere Pitagora significa entrare nella sua storia, nel, nella sua eh, diciamo in quello che ha creato con la scuola e quanto oggi è l'attualità. Di questi temi possono servire a questa città per alzare la testa e dire sì, siamo orgogliosi di essere pitagorici, ma mettiamo in campo un po' quella che è, è l'informazione e la conoscenza di questo soggetto. Quindi grazie di cuore per questa tua presenza e chiaramente, amici telespettatori, ci vediamo la prossima settimana.